si piazza al 33° posto l'Università degli Studi di Teramo nella classifica del Sole 24 Ore su 61 atenei statali italiani. L'arretramento di una sola posizione rispetto al 2015 nella classifica generale è però letto come un sostanziale assestamento. Tanti gli indicatori principali che invece crescono notevolmente, come la sostenibilità, l'efficacia, la competitività della ricerca e la qualità della produzione scientifica. Ciò che fa perdere posizioni all'Unite è la difficoltà negli stage e nell'occupazione, anche se quest'ultimo fattore negativo si spiega con il percorso dei laureati in giurisprudenza, che è necessariamente lungo e fa ritardare l'ingresso al mondo del lavoro. Ci gratifica moltissimo il miglioramento della internazionalizzazione con gli studenti Erasmus in crescita, in grande crescita. Ci gratifica moltissimo il miglioramento della didattica, dell'efficacia della didattica. Lavoreremo sugli altri. Il rettore D'Amico ha spiegato dettagli inediti sul presente e futuro dell'Università Teramana nel corso di una non conferenza stampa, ma di un brindisi d'auguri per il suo compleanno. Il primo riconoscimento che Unite ottiene è la conferma quasi invariata del finanziamento di 25 milioni e mezzo di euro e la certezza di crescere grazie ai progetti previsti dal Masterplan, come il recupero dell'ex manicomio e il completamento del polo agroveterinario con la creazione di nuovi laboratori. E il 2017 inizia con tanti progetti da portare avanti. Inizia con dei progetti su cui bisognerà lavorare moltissimo. Sarà l'anno in cui bisognerà procedere alla cantierizzazione dei due grandi progetti Masterplan che riguardano direttamente l'Ateneo: il completamento del polo agrobioveterinario e l'apertura del cantiere del manicomio. Sono due progetti che ci consentiranno di completare la dotazione strutturale e di guardare con fiducia e anche con possibilità di maggiore impegno agli anni futuri. L'obiettivo è arrivare a fine 2017 con i cantieri aperti. Non perde il buon umore il rettore D'Amico anche quando parla dello stop del ministro Lorenzin alla sinergia scientifica con l'istituto zooprofilattico e il rifiuto dell'amministrazione comunale alla cabinovia come due grandi occasioni perse per l'università e la città di Teramo. Così per il 2017 promette di infilare i guantoni e continuare a combattere e cercare nuove occasioni di sviluppo.